Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti su Exoteric World. Io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 26 febbraio al 3 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica e che se volete potete integrarla con il vostro ascendente, magari anche segno luna e venere per avere qualche informazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo nella lettura e in descrizione trovate il link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link per prenotare un consulto o chiedermi informazioni. Vi ricordo inoltre che negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso incominciamo a vedere come sarà la vostra settimana proprio dal taglio e vedere proprio le prime informazioni, magari tema dominante o in genere come andrà per voi i pesci e queste bellissime stelle. Vuol dire una settimana comunque ricca, sostanziosa, un qualcosa che si va a muovere. I pesci sono una carta molto positiva, di abbondanza, di affari da un lato, ma di cose positive che sono in arrivo, o una fase di evoluzione, di progressione, quindi anche di miglioramenti, e cose che non andavano nel verso giusto probabilmente incominciano a muoversi finalmente verso la direzione che desiderate, soprattutto la direzione di nuova speranza, ottimismo. Magari avete già degli obiettivi o potrete fissare proprio in questa settimana dei nuovi obiettivi, delle nuove speranze per il futuro. Quindi direi che in base a queste energie è la settimana proprio giusta per fissare questi nuovi obiettivi o per trovare nuova forza, energia e coraggio per spingere delle cose che volete realizzare in futuro. Abbiamo l'energia bellissima del cavaliere e abbiamo anche la nave o il battello, e poi questa, per me, una delle più belle, ovviamente lo dico sempre, la mia preferita, quella della chiave, che parla di evoluzione, di avere il potere in mano di gestire le nostre cose, di andare magari a chiudere ciò che non ci serve o non va bene in questo periodo, magari di mettere da parte alcune cose per favorirne altre. E c'è evoluzione, c'è movimento. Anche qui effettivamente abbiamo una carta, sempre che riguarda, come abbiamo visto, i pesci, l'acqua, quindi anche a livello emotivo probabilmente vi potreste caricare di nuova energia, soprattutto per delle questioni che sono in arrivo. Allora, quando esce la carta del cavaliere, è essendo proprio una carta di movimento, in quanto novità, notizie, idee, nuove informazioni, magari siete anche voi che volete e cercate delle risposte, delle informazioni che vi possono essere utili. Questo proprio è il momento giusto per riceverle. E poi, visto tutto questo movimento o comunque carte di movimento, può indicare viaggio, spostamenti, un qualcosa che magari state programmando, o viaggio fisico, questo è vero, però anche soprattutto interiore, i vostri desideri, i cambiamenti, magari desiderate migliorare qualcosa. Ecco, qui è il momento proprio giusto sia per pianificare sia proprio per incominciare a muoversi in queste direzioni. I segni da attenzionare particolarmente per voi sono i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. C'è qualche indicazione in più anche con i segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Quelli che non ho detto non è che non avrete a che fare, che più o meno le cose sono già come le conoscete. Andiamo a vedere adesso l'amore. L'amore, vediamo prima chi è in coppia, poi single e poi infine il lavoro. Ladro di unione e superbia parlano di una settimana che, con il ladro, attenzione, non vuol dire che ci saranno questioni proprio legate ai ladri, no, è il significato stesso della carta, che può essere una fase un po' incerta.
incerta perché poi dipende. Ovviamente io do le informazioni in base ai loro significati, però essendo una stesura generalizzata, poi dovete far vostre alcune informazioni. È vero che da un lato è una carta un po' negativa perché può parlare di una situazione dove si hanno dubbi, perplessità, dove magari sentite e avvertite che c'è qualcosa che non va, che magari qualcuno vi sta nascondendo qualcosa. Da un lato può voler dire anche tradimento, però prendiamo un po' tutto con le pinze. Come vi dicevo, ci sono alcune indicazioni, però può voler dire una vostra sensazione che magari è solo una sensazione, dipende. Più che altro ci sono incomprensioni, ci possono essere dei litigi, delle discussioni, oppure magari sono state promesse delle cose, maggiore attenzione, aiuto e sostegno e purtroppo possono mancare in questo periodo. Infatti si vede che voi vi concentrate da soli, fate per conto vostro e portate avanti magari anche le questioni di famiglia o di altro tipo e quindi c'è questa carta che parla proprio di amor proprio, di essere forse anche un po' troppo orgogliosi. Qui come vedete ci sono delle indicazioni, soprattutto la carta al centro della riunione, di far sì che se c'è qualcosa che non va e avete dubbi, perplessità, forse è meglio comunicare, è meglio non rimanere chiusi in se stessi, ma parlare, ritrovarsi, dire apertamente quali sono i vostri dubbi, le vostre paure, oppure se c'è qualcosa che non va, come abbiamo detto, se ci sono delle mancanze, meglio dirle che tenersi tutto dentro. E, vediamo cos'altro vogliono dire per chi è single, allora ammalato, amica e vedovo. Una situazione forse un po' ferma, un po' bloccata, se c'è qualcuno che vi interessa, forse questa persona effettivamente è bloccata. La carta dell'amica, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, può voler dire che magari c'è questa persona, in un certo senso amica, che potrebbe interessare a voi, oppure al contrario, è questa persona che è interessata a voi. Però forse a voi non va tanto bene perché, come abbiamo visto, ci sono carte di blocco. O state aspettando, state valutando, state vedendo un po' come si comporta per cercare di capire se ci si può fidare o meno, oppure proprio una situazione vostra di non interesse e al momento magari non ci sono altre situazioni importanti, allora può essere un po' tutto bloccato purtroppo in questo periodo qui. A volte può voler dire anche che la carta dell'amica è una persona che in qualche modo può darvi qualche informazione. In questo caso potrebbero essere delle informazioni di una persona che è interessata a voi, oppure magari qualcuno che ha fatto parte del vostro passato. E andiamo a vedere infine la parte più pratica del lavoro. Abbiamo fedeltà che parla appunto di impegno, dedizione, cura, quello che state facendo. Qui si può contare anche sul sostegno di una persona, magari può essere qualcuno che lavora con voi o anche se state pensando di fare degli investimenti, se state pensando di chiedere anche consiglio riguardo a delle spese da fare. Quindi fidatevi, c'è una persona che in qualche modo vi può aiutare. Quindi anche in questo caso salta fuori proprio la comunicazione, cioè il muoversi, come abbiamo visto sin dall'inizio, il muoversi di informazioni. Quindi se avete bisogno di certe cose, chiedete, parlate, cercate sia sostegno, aiuto, ma anche buoni consigli, che c'è gente, insomma, che vi può dare questi buoni consigli. Anche per chi è in cerca di lavoro, effettivamente si vede cura, attenzione nella vostra ricerca. Probabilmente alcuni buoni risultati si possono ricevere nel corso della settimana, forse anche avere dei colloqui o dei secondi colloqui se già li avete fatti altri.
Quindi, cioè, come vedete, c'è qualcosa che si sta muovendo in senso positivo, ci può essere magari qualche suggerimento, una persona in particolare che vi può aiutare nel vostro percorso di ricerca, e se non salta fuori proprio qualcosa in questa settimana, ci siamo quasi, quindi preparatevi o a trovare effettivamente il lavoro che state cercando, oppure magari un momento più positivo, molto più costruttivo dal punto di vista dei colloqui e dell'interesse nei vostri confronti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscriversi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!